Ciao a tutti quelli e quelle sai loro. Oggi sabato, primo e unico video, sabato 13, sì, 13 maggio 2017. Oggi sono contento di annunciarvi che finalmente debutterà la musica dedicata alla rubrica della musica indiana, indie. Oggi una parte in generale e poi scopriremo nel prossimo sabato vari film, parlerò di vari film e di varie canzoni di colonne sonore, ovviamente, e la trama del film, ovviamente, protagonisti, famosi attori indiani, della Bollywood, diciamo così. Domani ricordo che c'è un vlog dove io continuerò il discorso che ho fatto ieri, chiacchiere con Serum Infantium Vlog, questa volta è diverso, dove ho una cosa in mano, diciamo così, per farvi capire, dove c'è un foglio scritto non da me ma da persone, per quanto riguarda altre persone istituzionali del comune di Firenze, dove per quanto riguarda la mia attività lavorativa. Non mi voglio anticipare nulla. La musica indie indie è la lingua dell'India, indie. L'India è una regione che è sempre stata conosciuta dal suo passato, addirittura dai romani, dai greci. In queste varie regioni dell'India ovviamente c'erano tanti dialetti, ce ne sono ancora, persone che parlano dal lato culturale linguistico, perché ci sono molti dialetti, tra di loro alcuni non si capiscono, però l'hindi, che è la lingua ufficiale dell'India, e quindi è stata, diciamo, l'unica un mezzo per far capire tutti. C'è stato il periodo coloniale inglese, quindi hanno adottato come seconda lingua l'inglese. Loro parlano molto in inglese. Io conosco su Facebook private personalmente persone indiane che parlano molto bene in inglese. La storia dell'India, come dicevo, è conosciuta dai tempi dei romani. Alessandro Magno aveva addirittura invasa, però ovviamente il giovane Alessandro Magno morì a 33 anni e quindi il famoso impero sotto l'unificazione si rompe. Quindi da qui, dai tempi dei romani fino al Medioevo, fino a prima del colonialismo inglese, ci sono stati vari re e regine indiane che hanno preso controllo. Ora non mi ricordo bene se anche i Gengis Khan e i mongoli o i suoi successori abbiano invaso l'India dal Tibet o dal Nepal, non mi ricordo. L'etnia indiana ovviamente c'è il periodo inglese, coloniale inglese, la regina Vittoria, che fu proclamata metà 800, inizi 900, inizi 900, metà 800, volevo dire, fino alla sua morte, imperatrice dell'India. L'India e l'odierna Pakistan erano uniti, quindi praticamente erano attaccati nel 44-45, che ci fu, mi sembra, nel corso dopo metà Novecento, ci fu la liberazione, la voglia del nuovo Stato indiano dal colonialismo inglese. Il Pakistan si creò uno Stato a parte perché loro hanno un'altra lingua, l'Urdu, e un'altra religione, la religione musulmana, mentre l'India sono induisti e hanno anche il buddismo, ci sono altre minoranze cattoliche, protestanti, quindi ce ne sono di tanti colori, non tanti colori, tante situazioni. Comunque si è fatto così. Lo Sri Lanka, ovviamente, gli antenati provengono appunto dall'India, dalla penisola indiana, però hanno un altro tipo di parlato.
dialetto e di lingua, e ovviamente un'altra storia. Stessa cosa in il vicino Nepal e il vicino Pakistan e il Bangladesh, che ovviamente anche Bangladesh e Nepal sono di religione musulmana e hanno una loro storia, una loro lingua, e quindi è tutto un'altra storia. Ma ovviamente gli antenati provenivano dall'India. Voi dovete sapere anche quest'altra cosa: le persone Rom, secondo Wikipedia, io questo non lo sapevo, gli antenati hanno emigrati proprio dal nord dell'India, quindi praticamente loro sono discendenti, cugini. Non ho capito se questa cosa è vera o sapete, Wikipedia scrive, cioè su Wikipedia scrivono anche cose false, quindi non voglio offendere nessuno, però voglio chiedere scusa in anticipo perché ho letto questa informazione. Non voglio essere razzista, assolutamente. Tornando alla musica indiana, la musica indiana è conosciuta in Sri Lanka, in Pakistan, Bangladesh, ovviamente non solo nella penisola e nella vicina India, ma anche nel mondo occidentale. Mumbai, l'odierna Bombay, sapete che sull'India c'è stato il Mahatma Gandhi, personaggio di grande spicco, meglio conosciuto dall'India, però, come dicevo, anche l'industria cinematografica, si dice così, chiedo scusa per le gaffe, indiana, hanno voluto imitare da Hollywood, nell'attuale Mumbai. Prima si chiamava Bombay, quindi Bollywood Bombay, perché è diventata la Hollywood dell'India. Mumbai, oggi si chiama Mumbai, non più Bombay. Mumbai, penso che si dice, sì, sembra che così. La musica indiana, i film con gli attori e attrici indiane sono arrivate anche in lingua inglese, con i sottotitoli in inglese, spagnolo, su YouTube ci sono dei spezzoni, io li ho visti, ma anche in Italia fino a un paio di anni fa, in estate, su Rai 1, c'era proprio un sabato dedicato a questi, ovviamente in italiano, con i doppiatori doppiati in italiano, ovviamente con questo appuntamento, che a me è da lì che mi è piaciuto l'impatto con l'India. A parte questo, io personalmente mi sono avvicinato con la musica indiana nel 2009-2008. Io sono stato, ho avuto in quel periodo contrasti con personaggi che non c'entrano né su Facebook né su YouTube, perché sono stato accusato. Allora era tutto un piano di queste persone per farmi fuori. Non voglio entrare nel privato, cioè nel dettaglio. Posso dirvi che queste persone si conoscevano tra di loro, queste persone sono benestanti. A differenza di me, che io ero lo sconosciuto, il poveraccio, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, persone credenti. Sono stato accusato di aver fatto una cosa che io mi sono autoaccusato perché, non avendo prove, non sapendo, però in realtà dopo anni parlando con altre persone abbiamo pensato che era stato un piano proprio per farmi uscire da questo gruppo. È da lì che io ho iniziato a esplorare altri mondi, la musica indiana. Ecco perché non mi fido più delle persone. La musica indie. Da YouTube queste canzoni, perché vengono messe queste canzoni da vari utenti indiani, vari canali che appunto producono questi film, vari videoclip di queste canzoni. Di queste canzoni, il video musicale si basa ovviamente sul film, sull'ambientazione e location indiane,
la maggior parte anche vestiti tradizionali, le donne e gli uomini vestiti tradizionalmente con i loro abiti, cantano in hindi, in alcuni cantano anche in inglese. Alcuni videoclip musicali si basano anche su film, cioè nel senso occidentalizzati, perché non sono in costume, quei loro costumi e i loro costumi locali, ma anche in discoteche, in pub, mezzo, non so, mezzo che strade. Loro vanno a girare anche al di fuori dell'India. C'è un film che non mi ricordo, è stato girato sulle Alpi Svizzere. Un altro film è stato girato, il videoclip musicale è stato girato in Nord America, negli USA. In Italia no. In Italia no. A Londra, perché appunto gli indiani, la comunità indiana non è che stanno solo in India, emigrano anche nel mondo anglosassone come Australia e Nord America, Canada. Quindi ci sono i videoclip musicali allo stile occidentale, per farvi capire, e altri in stile tradizionale indiano. A me piacciono più quando mi piacciono entrambi, però in genere anche quando loro ballano nei pub come davvero fossero, cioè ci fosse, si comportano come noi occidentali, ovviamente, perché alla fine siamo tutti uguali, anche se siamo con le pelli diverse, lingue e nazioni diverse, ma siamo tutti esseri umani. Nei videoclip musicali compaiono ballerine e ballerini occidentali anglosassoni. Loro, le produzioni indiane, chiamano da Londra, da Nord America, dall'Australia, eccetera, eccetera, questi ballerini, queste ballerine bianchi, biondi, anche se tu vedi il film, vedi tutte persone indiane, praticamente nel videoclip musicale, se stai in un pub, una discoteca, spuntano le persone occidentali, che prima, donne, ragazze con i capelli biondi che prima non le avevi viste. Alcuni film sono anche fatti con, come si dice, con persone, cioè con attori occidentali, e in questo caso come è stata fatta con Ashanti, la canzone che non mi ricordo, poi vedremo, la cantante afroamericana Ashanti, che ha fatto la colonna sonora. Altri film sono anche con la partecipazione di altri cantanti a livello internazionale, come Kylie Minogue, con che ha fatto ovviamente un cameo con gli attori indiani, e è protagonista con la sua colonna sonora Cheeky Weeky, la canzone che ovviamente lei canta ovviamente in inglese, featuring un cantante indiano che non mi ricordo come si chiama. Lui canta in hindi, mentre lei in inglese. Non posso farvi sentire le canzoni perché c'è il copyright su YouTube, ma parlare così, beh, poi io vi metterò i nomi del film, delle canzoni, poi andate a cercarle voi. Appunto, come ho detto, anche Kylie Minogue, e anche in passato ci fu anche Sylvester Stallone, partecipano come alcuni attori di Hollywood, come occidentali, come guest star, come apparizioni speciali. Come ho detto, alcuni tipi di canzoni dei film indiani sono cantati anche metà inglese e metà hindi. Allora, voi dovete sapere che nel video musicale si vede gli attori indiani, maschi e femmine, cantare, ma in realtà non sono loro a cantare, ma ci sono appunto, come nella musica italiana e quella internazionale, dei cantanti professionisti conosciuti che appunto fanno le colonne sonore. E davvero li ringrazio, perché davvero sono molto belli.
soprattutto le cantanti indiane proprio hanno un timbro di voce incredibile. Guardate, fanno dei anche dei versi, cioè quando cantano il tono è particolare, quindi ecco perché mi ha colpito molto questo. E poi per concludere vedremo i vari film, le varie recensioni, i vari attori, nome e cognome, che partecipano, che hanno fatto questo film, che fanno questi movie. Quindi la lunga lista c'è. Io mi auguro che questa cosa della rubrica indiana vi possa piacere, perché sapete, i tarocchi di Sailor Moon, finito la rubrica, facciamo una. Allora, io spero che questo non vi ha annoiato parlando dell'India, della loro musica, della loro cultura. Noi ci vediamo nel prossimo video, avendo questo, da fare questo gettone, cioè lavorante, tirocinio la mattina, anche il sabato, cercherò di portare il pomeriggio e scegliere questi vari argomenti. Nell'info box troverete tutti i miei contatti, da Facebook, Telegram, Snapchat, eccetera eccetera. Seguitemi anche su Instagram, sui miei vari social network, alla pagina Facebook Il Mondo di Sailor Moon. Guerriere Sailor, noi ci vediamo domani con questo vlog chiacchiericcio che riguarda quello che avete visto ieri con Chiacchiere Sailor Moon Fans in continuo. Ciao!